Allora, diciamo che nella squadra di selezione, almeno le persone nuove che sono inserite, molte di loro provengono da proprio una programma dal fatto di essere dei programmer e di fare programmazione di documentari. Io come documentarista penso che il documentario sia fondamentale nell'industria culturale italiana cinematografica perché è davvero molto, diciamo, rivoluzionario, nel senso che non ha bisogno di un'industria molto ampia, molto grande, molto potente. È uno strumento molto libero, uno strumento di creazione con il quale si può creare senso, però con po pochissimo. Tanto è vero che molte delle donne che esordiscono provengono dal documentario, perché lì non essendoci gerarchie, sia anche rispetto al proprio ruolo di genere, purtroppo si ha più possibilità di emergere in qualche modo. Quindi per me è davvero fondamentale il documentario. Tanto è vero che quasi tutti i documentari che abbiamo preso sono diretti da donne, ma senza volerlo, assolutamente, mentre invece quasi tutti i lungometraggi, tranne uno, sono diretti da uomini. E questo dimostra quanto il documentario sia importante anche per ristabilire una sorta di parità anche nella professione. E questo per quanto riguarda la posizione femminile. Poi naturalmente abbiamo fatto una scelta legata alla tematica e soprattutto abbiamo fatto una scelta, secondo me, molto importante, non solo legata alla tematica, ma quanto al fatto che tutti questi film hanno una forte, sia base di sostanza, quindi anche di contenuto, e sia una enorme capacità registica ed artistica ed estetica. Quindi noi abbiamo sempre cercato questo connubio, mentre abbiamo lasciato magari nei focus quei film che dimostravano forse meno maturità registica, ma un'importanza per quanto riguarda quello che sono poi le lotte portate avanti dalla militanza LGBTQI.